Benvenuti nel nostro canale. Oggi abbiamo qualcosa di speciale da condividere con voi, ma prima di immergerci nell'argomento del video, vorremmo chiedervi un piccolo favore. Se apprezzate il contenuto che creiamo e desiderate sostenerci, vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un like a questo video. La vostra iscrizione ci aiuta a crescere e a continuare a produrre contenuti di qualità che speriamo vi siano di ispirazione e di intrattenimento. I vostri like sono un segno di apprezzamento e ci motivano a fare sempre meglio. Quindi, per favore, cliccate sul pulsante di iscrizione e mettete un like a questo video. Ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel cuore del nostro racconto di oggi. Grazie per il vostro supporto! In una fitta foresta giapponese, tra alti alberi e ruscelli che scorrevano placidi, c'era un albero straordinario. Si chiamava Eigen, un maestoso pino secolare, noto in tutto il regno per la sua saggezza. Chiunque fosse fortunato abbastanza da trovarlo poteva ricevere consigli saggi sulla vita. Un giovane di nome Hiroshi, che aveva sentito parlare delle virtù di Eigen, decise di intraprendere un viaggio per cercare l'albero saggio. La sua mente era piena di dubbi e domande sulla sua strada nella vita, e sperava che Eigen potesse illuminarlo. Hiroshi attraversò foreste intricate, superò ruscelli e colline, seguendo la guida del vento che, si diceva, conduceva alla saggezza di Eigen. Finalmente, dopo giorni di ricerca, Hiroshi si trovò di fronte all'imponente pino. Le radici di Eigen erano profonde nella terra, mentre i rami si estendevano verso il cielo, come braccia aperte ad accogliere chiunque cercasse la sua sapienza. Con rispetto, Hiroshi si inginocchiò di fronte all'albero e fece una profonda inchino. Eigen, albero saggio, disse con umiltà, sono qui in cerca di consigli saggi sulla vita. Sono confuso e ho bisogno di orientamento. Il vento sembrò sussurrare tra le foglie verdi di Eigen, come se l'albero stesse rispondendo alle parole di Hiroshi. La vita è come il fiume, disse il vento. Fluisce costantemente, portando con sé sfide e opportunità. Devi imparare a fluire con essa, adattandoti alle sue curve e alle sue rapide. Hiroshi ascoltò attentamente le parole dell'albero, riflettendo su ciò che aveva sentito. Ma come posso imparare a fluire con la vita? Chiese. Eigen rispose, devi cercare la calma dentro di te, come le radici profonde in terra. La meditazione ti aiuterà a trovare questa calma interiore. E quando troverai la tua pace interiore, sarai in grado di affrontare qualsiasi corso d'acqua con equilibrio e saggezza. Hiroshi ringraziò l'albero saggio e promise di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Si alzò in piedi e iniziò il suo viaggio di ritorno, portando con sé non solo le parole sagge di Eigen ma anche la determinazione di vivere una vita in armonia con il flusso della vita stessa. Da quel giorno, Hiroshi si dedicò alla meditazione e alla ricerca della calma interiore, seguendo il consiglio di Eigen. La sua vita cambiò profondamente, e diventò un esempio di saggezza per coloro che lo conoscevano. L'albero saggio Eigen, nel frattempo, rimase nel suo luogo, continuando a offrire saggezza a chiunque lo cercasse con il cuore aperto, come un antico custode della conoscenza e della serenità nella foresta giapponese. Gli anni passarono, e Hiroshi divenne sempre più noto nella sua comunità per la sua saggezza e la sua calma interiore. La sua capacità di affrontare le sfide con equilibrio ispirava gli altri a cercare la propria pace interiore e a fluire con la vita come un fiume sereno. Le persone venivano da lontano per consultare Hiroshi e ascoltare i suoi consigli. Molti di loro, dopo aver trascorso del tempo con lui, tornavano a casa con un nuovo senso di prospettiva e un approccio più pacifico alla vita. Hiroshi divenne un punto di riferimento, proprio come l'albero saggio Eigen, per chiunque cercasse saggezza e orientamento. Nel frattempo, nella foresta, Eigen continuava a crescere e a prosperare. La sua saggezza era immutabile, e molti altri cercatori di verità si erano uniti a Hiroshi nel loro viaggio per incontrare l'albero straordinario. Un giorno, una giovane donna di nome Sakura si avventurò nella foresta. Anche lei era alla ricerca di risposte sulla sua vita e sulla sua missione.
Dopo giorni di ricerca, Sakura trovò finalmente Igen. Con rispetto, si inginocchiò e chiese: «Igen, albero saggio, ho bisogno di consigli per scoprire il mio scopo nella vita». Il vento sussurrò tra le foglie, e Igen rispose: «Il tuo scopo nella vita è come i petali di un fiore di ciliegio che si schiudono lentamente. Devi essere paziente e ascoltare il tuo cuore. La risposta è già dentro di te, ma devi trovare la tranquillità per sentirla». Sakura ringraziò l'albero saggio e si impegnò a seguire il suo consiglio. Tornò al villaggio con una nuova determinazione, decidendo di dedicare tempo alla riflessione e alla meditazione. Con il passare dei mesi, Sakura iniziò a scoprire il suo scopo nella vita, che era legato alla cura degli altri e alla promozione della pace nella comunità. Sakura divenne un faro di ispirazione per il suo villaggio, proprio come Hiroshi, e insieme ai suoi consigli saggi, offrì amore e compassione a coloro che ne avevano bisogno. La foresta e l'albero saggio Igen continuarono a essere un luogo di ricerca e di ispirazione per le anime in cerca di saggezza e di pace interiore. Così, la storia di Igen, Hiroshi e Sakura dimostra che la saggezza e la pace interiore possono essere trovate da chiunque sia disposto a cercarle, basta seguire il proprio cuore e ascoltare la voce silenziosa della natura. La storia di Igen, Hiroshi e Sakura racchiude insegnamenti profondi che possono essere applicati nella vita di tutti i giorni. Ecco come questi insegnamenti possono essere messi in pratica. Ricerca interiore. Come Hiroshi e Sakura hanno fatto un viaggio per trovare saggezza, ognuno di noi può intraprendere un viaggio interiore. Questo può essere fatto attraverso la meditazione, la riflessione e la consapevolezza di sé. Trovare momenti di silenzio e pace per ascoltare la nostra voce interiore è fondamentale per scoprire il nostro scopo nella vita e risolvere le sfide. Accettazione del flusso della vita. L'insegnamento di Igen sul flusso della vita è un richiamo per adattarsi con grazia alle sfide e alle opportunità che la vita presenta. Accettare che la vita sia in continua evoluzione e che dobbiamo essere flessibili nel nostro approccio alle situazioni può portare a una maggiore serenità. Meditazione e calma interiore. La pratica della meditazione, come suggerito da Igen, è un modo efficace per coltivare la calma interiore. Questa calma ci permette di affrontare le sfide con equilibrio ed evitare di essere sopraffatti dagli eventi. Anche solo pochi minuti di meditazione al giorno possono fare la differenza. Ascoltare il proprio cuore. La storia sottolinea l'importanza di ascoltare la voce interna. Spesso, siamo così occupati dalle aspettative e dalle opinioni degli altri che perdiamo di vista ciò che veramente desideriamo. Prendersi del tempo per ascoltare il proprio cuore e le proprie passioni può portare a una vita più significativa. Condivisione della saggezza. Così come Hiroshi e Sakura condividevano la saggezza acquisita con gli altri, ciascuno di noi ha l'opportunità di influenzare positivamente le persone intorno a noi. Il nostro comportamento gentile, la condivisione della saggezza e il supporto agli altri possono avere un impatto duraturo sulla comunità e contribuire a costruire un mondo migliore. Applicare questi insegnamenti nella vita quotidiana richiede impegno e pratica costante. La saggezza e la calma interiore non si raggiungono da un giorno all'altro, ma con il tempo, possono portare a una vita più soddisfacente e significativa. Rimanere aperti alle lezioni che la vita e la natura ci offrono è fondamentale per il nostro sviluppo personale e spirituale. E con questo, siamo giunti alla fine del nostro video. Speriamo che le storie e gli insegnamenti che abbiamo condiviso oggi vi siano stati di ispirazione e riflessione, proprio come la storia di Igen, Hiroshi e Sakura ci ha ispirato. Se avete trovato valore in ciò che abbiamo condiviso, vi chiediamo gentilmente di supportarci. Iscrivetevi al nostro canale, così non perderete nessun futuro contenuto che abbiamo in serbo per voi. Un piccolo clic sul pulsante di iscrizione può fare una grande differenza. Inoltre, se avete amici, familiari o colleghi che potrebbero trarre beneficio da ciò che facciamo, condividete questo video con loro. La diffusione del nostro messaggio è un modo straordinario per aiutarci a crescere. E infine, lasciate un commento qui sotto con le vostre riflessioni e domande. Siamo qui per ascoltarvi e per continuare il dialogo.
Grazie ancora per il vostro sostegno. Continueremo a creare contenuti che speriamo possano arricchire le vostre vite. A presto!